Le esclusive per le nuove console non mancano di certo. Questa poi non ha bisogno di presentazioni. Sequel del racing game rivelazione del 2012, Forza Horizon 2, arriverà a partire dal prossimo ottobre su Xbox One e Xbox 360. Un arcade spettacolare che metterà a dura prova la vostra pettinatura. Vento nei capelli a go go! Forza Horizon 2 si è presentato all'E3 2014 in forma smagliante. Un racing game circondato da una struttura tecnica di altissimo livello e che fa dello spettacolo e del senso di velocità i suoi punti di forza. Il gioco sarà open world, con una mappa circa 3 volte più grande di quella del predecessore, 200 auto licenziate, tra cui la nuovissima Lamborghini Huracan, e la possibilità di seguire non un singolo tracciato predeterminato, ma un vero e proprio percorso per arrivare al traguardo finale. Nel gioco sarà presente anche un sistema di meteo dinamico, che in caso di pioggia renderà più scivoloso il terreno, con effetti destabilizzanti sul grip. Fondamentale l'utilizzo del Drivatar, il nuovo sistema di intelligenza artificiale introdotto da Forza Motorsport 5. L'intelligenza artificiale della CPU imparerà dai suoi stessi errori e chiaramente dal nostro stile di guida, presentando sfide sempre diverse. In attesa di conoscere le modalità multigiocatore, cuore pulsante della produzione, Forza Horizon 2, in arrivo nel mese di ottobre, si configura come una delle esclusive più impattanti di Xbox One e Xbox 360. Il sistema di controllo è ottimale, accessibile ma non semplicistico, e poi controllare una derapata a 200 km all'ora non è affatto semplice. No, ma soprattutto è da segnalare l'efficacia del sistema Drivatar, gioiello di Forza Motorsport 5. Graficamente poi è davvero uno spasso con i suoi 1080p e 30 frame al secondo. Forza Horizon 2 vi aspetta a ottobre su Xbox One e Xbox 360.